Io faccio schifo come gioco. Beh, leggiti la descrizione del canale. Bimbo minchia. Ciao a tutti Gucci, ben ritrovati alla vostra Andrea91 su Yo-Kai Watch 2 Spiritossi. Oggi si va ad affrontare il Poliministro, una vecchia conoscenza di Yo-Kai Watch. Dunque, per farlo bisogna ovviamente catturare prima di tutto Scuriflesso. Catturare, farselo amico, dipende da che termine usate, sinceramente non mi interessa quale termine usiate di più. Perché ovviamente siamo molto influenzati da Pokémon, quindi si usa maggiormente catturare quando si parla di Yo-Kai, anche se il gioco dice amico. Ma vabbè, fa nulla. Detto questo, bisogna prendere appunto Scuriflesso. Scuriflesso si trova nella porta da 40 sfere. Dei portali bizzarri, quando ci sono quei quattro portali bizzarri più il grande portale al centro, nella porta da 40, ovvero quella più a destra, si trova Scuriflesso. Si trova nella seconda stanza della porta da 40 sfere e si trova nel secondo albero più a destra, nella fila centrale praticamente, mi sembra. È di livello A, quindi lo riconoscete subito. Ci sono volute 3 prove? 4. 4 prove per catturarlo. Quindi insomma, 4 tentativi non sono nulla in confronto ai 10 che ho dovuto usare per Farfavigo. Maledizione, quel Farfavigo non voleva proprio saperne di diventare amico. E questo qui? Signor Sabbio? Ah, questo è quello che nasce dalla fusione dell'uomo sabbia con un altro oggetto, ma non mi ricordo di preciso quale oggetto era, ce l'ho nell'inventario. Ad ogni modo, ehi, c'è una missione da fare qui? Tartarcordo? Emma il Grande. Ah, sì, stavo facendo la missione della vecchia storia di Emma il Grande e tutto quanto il resto. Ma invece noi andiamo a catturare, sì, buonanotte. Andiamo a combattere il Poliministro e si può fare, credo, una volta al giorno. Non so di preciso quante volte si possa fare. Comunque sia, adesso vedrete anche il perché. Vedrete il perché ci vuole Scuriflesso. Qui c'è un quiz cartello. Il quiz cartello ovviamente è da digitarci Scuriflesso. Ed esatto. Se ce l'abbiamo, lo chiamiamo. Medaglia Yokai attiva. È bello come differisca dall'inglese, tipo in inglese è medaglia yokai do your thing, che sarebbe medaglia yokai fa la tua cosa. È bruttissimo in inglese la frase. Mentre in italiano è molto più carina, molto più di uso comune, diciamo. Ecco qua, Scuriflesso praticamente ci richiama il Poliministro, dice, chiama una vecchia conoscenza dello Yokai World ed è il Poliministro. Il Poliministro è come se non fosse mai andato via. È come se fosse sempre stato qui ad aspettarci. In carne e tentacoli, sono Tentaculus Poliministro, il grande capo Yokai. Controllo lo Yokai World e ora anche il mondo degli umani sarà mio. Polip! Dunque, il Poliministro per il momento so che c'è solo questa forma. Perché se noi andiamo a vedere il medaglium, eccoci qua, praticamente il Poliministro dovrebbe andare qui, credo. Ma il problema è che dopo qui ci sarebbe anche la sua parte, quella più potenziata. Che però noi abbiamo incontrato già Pelipo, che sta qui praticamente, come è giusto che sia. Poi vabbè, questo yokai non ve l'ho fatto vedere neanche questo, perché l'ho giocato per conto mio off screen, ma so anche come combattere Vela Nera, però al momento non so se lo faccio, perché volevo fare Poliministro insieme a voi, caricarlo sul canale. Proprio giusto perché, insomma, è un boss inusuale, non è un boss che si trova tutti quanti i giorni. Ad ogni modo, andiamo a vedere. Polip! Devo mettere la piovra alla piovra, dai! Questo è pessimo, è la vostra capacità di confrontare un calamaro? Polip! Sì, lui è ancora convinto che sta regnando sullo Yokai World. Proprio non gli è passato manco per la mente che l'abbiamo totalmente distrutto nello scorso Yokai Watch. Ad ogni modo, è sempre lui colpirgli le mani. Ma andiamo subito con l'Energy Max di Leoforte, almeno gli colpisco tutto.
Così gli colpisco entrambe le mani. Cosa ha fatto? Cosa ha cercato di fare? Ah, però è tosto, eh? Ah, ok, ok, le mani sono andate. Una mano è andata. Facciamo saltare anche l'altra. Facciamo saltare anche l'altra, dai. No, avanti velocemente, almeno non perdiamo tempo in inutili animazioni, perché le animazioni a volte vanno troppo per le lunghe, non si finisce mai. Ah, allora, bloccargli le mani è molto utile. Se ce la facciamo, perfetto, vieni qui. Oh, e mo sei tutto quanto mio, sei. Comunque sia, per la sfida finale, ve lo dico già da ora, tolgo l'inguermiera. Ho trovato altri metodi per sconfiggere Cattiva. È molto più utile, ho trovato un altro gioco che è molto più utile. Praticamente faccio tutta quanta offensiva. La voglio proprio distruggere il più velocemente possibile. Cattiva è semplice. L'unico problema è che ci vogliono gli yokai che attaccano di continuo. Solo quello, solo quello. Ma neanche troppo resistenti. Ci vogliono gli yokai che hanno molto attacco, perché lei gioca molto sulla difensiva, quindi può essere un po' seccante la cosa. Intanto il poliministro ci becca le mazzate da tutti. Mi ricordo che nel primo Yokai Watch la fatica che ho fatto per sconfiggerlo. Mamma mia. Aspetta un po', è incantato ma non posso pungerlo. Dannazione. Questa è pure un'altra cosa che non capisco, cioè in Yokai Watch 2 non si possono pungere i boss incantati. Se si possono incantare, si dovrebbero anche poter pungere. E invece no. Non si possono pungere. Questa è una cosa che non mi è mai andata giù. Cioè, poi questo è un boss secondario, diciamo, intermedio. Si può fare una volta finito il gioco, sì, ok, ma cioè, a un certo punto. Allora, un altro paio di attacchi e ci siamo, eh. Mastic se la sta cavando egregiamente, devo ammettere. Oh, blu, oh, gialla per... Oh, wow! Tre sfere, tre globosfere. Cioè, globosfere, sì, vabbè. Tre sfere per i livelli. Eccole qua. Ed è fatto, velocemente, proprio... Ta-ta-ta. Veloce, veloce. Semplicissimo. Capperi però! Immaginate ora se c'era una super fortuna di uno yokai incantato. A parte che non mi ha incantato. Ma se c'era uno yokai che aveva super fortuna, perché è un po' che non li sto beccando le super fortune con gli incanti, quindi dovrebbero tornare a breve. Facevo almeno 30, almeno 20.000 punti almeno. E niente, finisce così. Niente, anche andassi a far passare una notte intera non succederebbe nulla. Rimarrebbe lì. Tornerà entro domani. Non puoi fare amicizia con lui, non è il tipo. Beh, insomma, questo lo sapevo, che non si poteva fare amicizia con il poliministro. Probabilmente Yokai Watch 3, Sushi e Tempura si potrà fare. O forse anche in Psychic Spectre, perché no? Uscirà sicuramente da noi il prossimo anno ed è una seccatura totale questa cosa, che dobbiamo aspettare un anno per un nuovo gioco quando ancora non abbiamo Inazuma Eleven, Supernova. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, che spero vi sia piaciuto. Nel prossimo penso proprio che andremo ad affrontare appunto Cattiva. Non so quando lo caricherò. Se riesco a livellare fino al 99 anche martedì o mercoledì. Ad ogni modo i video non mancheranno. In descrizione ci sono i link per Facebook e Twitter. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye.